Ciao ragazzi e bentornati come ogni martedì anche questa settimana al nuovo video a tema Harry Potter. Ma prima di cominciare con tutti questi pacchi qui accanto a me, volevo scusarmi preventivamente per il terribile rumore di sottofondo che ci sarà sicuramente in questo video, visto che sotto casa mia c'è un cane che abbaia da un'ora e dei bambini che fanno un casino infernale. Ma purtroppo non posso far nulla, quindi tant'è, cercherò di coprire con la musica. Detto questo ragazzi, vi ricordo prima di unboxare che da oggi il mio codice sconto 7 Potter è utilizzabile infinite volte su Pampling per avere il 15% di sconto su le magliette potteriane, ma anche tutte le altre magliette degli altri fandom e anche tutto il resto della merce come calzini, cover, caramelle, scarpe, tutto quello che trovate su Pampling. Sono molto contento che stiate apprezzando i prodotti di Pampling perché ve li consiglio sempre e ci credo veramente, visto che le magliette sono 100% cotone e qualcuno di voi mi ha contattato proprio per questo motivo, per sapere com'era la composizione e si è trovato davvero benissimo. Ma detto ciò ragazzi, cominciamo ad unboxare questi pacchi che in parte sono unboxing al buio potteriani e precisamente questo pacco qui e questo sotto, quindi quelli più ciccioni, ma quelli sopra invece non sono pacchi potteriani ma sono due pacchi che non c'entrano assolutamente nulla, ma volevo aprirli il più presto possibile e quindi li ho infilati dentro. Diciamo che ho un po' unito l'utile al dilettevole, quindi direi di cominciare proprio da questi e poi vi parlerò di questi due pacchi che unboxerò al buio. Io direi di iniziare da questo, che è un pacco che mi arriva da Panini Comics e che attendevo con molta ansia. Apriamolo assieme e vi faccio vedere di cosa si tratta, perché secondo me vi piacerà parecchio. Questa volta niente roba potteriana, per una volta non ho ricevuto cose di Harry Potter da Panini, ma si tratta di due fumetti, due manga molto molto interessanti, che adesso, se riuscirò a togliere tutta questa protezione, vi farò vedere. Ok, ci siamo, sono riuscito ad aprirlo, era davvero imballato benissimo, super protetto, e ragazzi adesso posso mostrarvi di cosa si tratta. Il primo volume, edito da Planet Manga, quindi Panini Comics, è Noi siamo Occhi di Gatto di Tsukasa Ojo. Ragazzi, io quando ho visto queste nuove raccolte sono andato fuori di testa, perché naturalmente si tratta di raccolte di cartoni che io guardavo da bambino, quando magari tornavo da scuola, ero a tavola, pranzavo, e allora capitava spessissimo di guardare Occhi di Gatto, e quindi volevo assolutamente recuperare i manga di Occhi di Gatto, e questa è un'ottima occasione perché è una raccolta delle migliori avventure delle nostre tre sorelle in questa edizione molto molto bella, incartonato ragazzi, davvero spessa, sono oltre 300 pagine, e vi lascio il link sotto in info box per poterle acquistare su Amazon, che sono anche in sconto al 15% meno. È davvero molto molto bella, dentro è in bianco e nero. Sono davvero molto grandi le tavole e, cosa molto molto interessante, che naturalmente l'apertura è al contrario, quindi quella giapponese. E questa cosa mi piace sempre parecchio. E non è l'unico volume che mi hanno inviato, perché mi hanno inviato anche questo qui, che è Io sono Lupin III. Ragazzi, chi di noi non ha mai guardato almeno un episodio di Lupin? Io continuo a guardarli anche adesso in televisione, li trasmettono di continuo anche in canali come Italia 2, magari ad orari un po' scomodi, ma quando becco Lupin o un film di Lupin III, io lo guardo sempre con molto molto piacere, perché è sempre un tuffo negli anni passati. A me piace tantissimo Lupin, Jigen, Gaemon, Margot, sono personaggi ormai iconici, e quindi ero anche in questo caso super curioso di andare a leggere le loro avventure così come sono nate, e quindi anche in questo caso super super contento di questa edizione, e ne esistono anche altre, magari vi lascio il link sotto in info box. Se non sbaglio c'è anche quella di City Hunter, ma naturalmente troverete tutte le informazioni giù. E ragazzi, guardate quanto sono belle le coste con Lupin e anche una delle protagoniste di Occhi di Gatto, mi sfugge il nome, perdonatemi. Mi piacciono davvero tantissimo e quindi ragazzi ve li straconsiglio, non perdeteli perché secondo me dureranno poco. Ma passiamo oltre e ragazzi apriamo questo, che è un pacco che invece mi arriva da Amazon, l'ho acquistato io, più che altro l'ho acquistato per regalarlo a mio fratello, ma volevo mostrarvelo perché anche a me piace parecchio. Vediamo se riesco ad aprirlo velocemente. Ed eccolo qui, si tratta del Funko Pop di Sherlock.
E si tratta di Sherlock col violino, perché è l'unico che ancora ha un prezzo accettabile. Tutte le altre versioni di Sherlock, ragazzi, costavano davvero un sacco di soldi su Amazon e non si trovano da altre parti a prezzi accessibili. Per esempio, mi sarebbe piaciuto Sherlock con la mela e anche altri tipi che adesso non mi ricordo, ma ce n'erano davvero tanti, quello col teschio in mano ad esempio. Ci sono molte versioni, ma erano tutte improponibili a prezzi allucinanti, quindi ecco qui Sherlock col violino, che comunque in ogni caso a mio parere è uno di quelli più belli. Ma ragazzi, detto questo, cominciamo ad aprire i pacchi che ho qui accanto, quelli inviati da voi, perché sono davvero super super curioso. Mi sono stati inviati da due ragazzi che mi seguono da tantissimo tempo, due ragazzi che sento spessissimo su Messenger, su Instagram, e si tratta di Peppe e di Nunzio. Loro due davvero sono sempre molto molto affettuosi, mi condividono tantissimo sui social e soprattutto mi contattano spesso per avere pareri, opinioni, ed è sempre un piacere parlare con loro, quindi li saluto tantissimo e li ringrazio tanto tanto per questi due regali, e direi di cominciare da questo, che è quello che mi ha inviato Nunzio. Ma tiriamolo giù e vediamo cosa c'è all'interno. Sono davvero mega mega curioso, quindi tagliamo tutto questo scotch, è un pacco gigantesco, e vediamo cosa nasconde al suo interno. Ok, questa la mettiamo qui. Allora, intanto abbiamo del polistirolo che andiamo a tirar via, abbiamo della carta, questa non credo che mi serva, e vediamo cosa c'è. Intanto ho trovato un bigliettino che adesso andremo a leggere. Questo bigliettino lo conserverò assieme a tutti gli altri. E c'è scritto: caro Antonio, spero che ti piaccia, scusa per la confezione un po' alla buona, sei un grande e sempre piacevole da guardare, un abbraccione Nunzio. Un abbraccione a te Nunzio, sei sempre super gentile e la confezione è fatta benissimo. Ragazzi, c'è una cosa pazzesca, una cosa davvero pazzesca che utilizzerò di certo. All'interno, guardate, c'è una pergamena. Ora dovrei spostare un po'. E anche per oggi il danno è fatto, è caduta la scatola di Peppe. Spero non ci fosse qualcosa di fragile. Ragazzi, intanto sposto un attimo questo, lo metto a terra, anche se ho visto che ci sono delle altre cose. E guardate cosa mi ha inviato Nunzio. Si tratta di un portabacchette, però realizzato a mano. Quindi ragazzi, guardate quanto è bello. Ci sono questi rampini messi qui per posare le bacchette, e quindi adesso devo prendere le bacchette e provarle, mi sembra il minimo. Eccole qui, proviamo a metterne qualcuna qui nell'espositore e vediamo qual è l'effetto. Allora, quella di Hermione Granger ce l'ho e quindi la mettiamo qui, vanno benissimo. Poi abbiamo quella di Ron, sì, eccola qui, questa è quella di Ron. Quella di Harry ce l'ho, ma non l'ho presa, quindi facciamo finta che sia questa di Sirius, la mettiamo qui. E poi ho quella di Luna, che possiamo mettere tranquillamente qui. E poi quella di Neville, che invece sostituiamo con questa qua di Sambuco. Ok, è entrata. E poi l'ultima è questa qui di Narcissa. Beh, ragazzi, direi che è fatto benissimo e fa tantissima figura, tantissima scena. È praticamente una copia di quello Noble Collection, che però costa circa 170 euro, mentre questo qui è fatto con un pannello di plastica sul retro a cui hanno avvitato questi rampini, poi hanno stampato questa pergamena arrotolata sotto e sopra. È davvero fatta molto molto bene, mi piace un sacco, grazie tantissime, davvero grazie grazie tanto Nunzio. È un regalo super apprezzato e che aggiungerò alla mia collezione. È stato davvero grande, gentilissimo, davvero molto 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 bella. Ma dentro il pacco c'era ancora qualcosa e quindi andiamo a guardare cosa c'è. Ci sono due piccole bustine, eccole qui, non c'è altro, no, non c'è altro, quindi possiamo buttarlo e vediamo cosa c'è. Sono super super curioso. Ecco qui, vedo una palma.
Una calamita di Maiorca, ecco perché avevamo fatto quel discorso sulle calamite su Messenger. Lui sa che io colleziono calamite di posti del mondo, dei viaggi che ho fatto, i miei amici mi portano sempre le calamite quando vanno in viaggio e lui mi ha inviato questa che a quanto pare è la calamita di un viaggio che ha fatto. Quindi sono assolutamente felice di averla ricevuta e la aggiungerò alla mia collezione, visto che ormai Nunzio è un amico. E qui mi sa che c'è un'altra calamita a questo punto, se 2 più 2 fa 4. Eccola qua, una calamita da Santorini. Questa mi mancava, ma anche Maiorca mi mancava. Avevo quella di Ibiza, avevo quella di un'altra isola che non ricordo, della Spagna. E questa qui di Maiorca assolutamente mi mancava. Non voglio essere banale, ma semplicemente grazie. E adesso passiamo alla scatola che Peppe mi ha fatto recapitare direttamente sul posto di lavoro. Io ringrazio già in anticipo anche a te. Io lo avevo scongiurato di non mandarmi nulla, di non spendere soldi, ma lui ha insistito tantissimo. Ragazzi, ad un certo punto cedo perché non voglio essere scortese, visto che comunque i regali bisogna accettarli, mi hanno sempre insegnato questo, e quindi eccoci qui, ogni volta finisce così. Peppe sicuramente lo incontrerò ad Etna Comics finalmente dopo tanto tempo e quindi avrò modo di ringraziarlo di persona e di sdebitarmi in qualche modo. Ma adesso bando alle ciance e apriamo questo pacco perché sono mega iper curioso. Ok, ci siamo, tiriamo fuori, mamma mia che mega imballo, guardate ragazzi, assurdo. Tantissima di questa roba con le bolle, questa la conservo, c'è un bigliettino e dentro c'è questa mega scatola. Io temo già di aver intuito di cosa possa trattarsi e so già che dovrò picchiare Peppe ad Etna Comics probabilmente, ma intanto apriamo il bigliettino che ho trovato dentro e vediamo cosa c'è scritto. Il signor oscuro, no ragazzi, guardate che disegno, credo proprio l'abbia fatto Peppe, almeno quello che deduco, davvero molto molto bello. Peppe, sai disegnare davvero molto molto bene, io per niente. E poi dietro c'è un messaggio: ciao Antonio, grazie per le ore in cui ci tieni compagnia da parte mia e sono sicuro anche da parte di tutti i tuoi fans, parolone. Grazie mille, 50 punti a Corvo Nero. PS, hai già questa cosa, ma spero con questa versione di dare un tocco in più alla tua stupenda collezione. Peppe Lantieri. Peppe, grazie mille, io sono sicuro che dovrò picchiarti. Non so perché, ma ho questo presentimento, perché ho già intravisto la scatola e mi sembra una cosa che non dovevi fare. Ecco, qui davanti c'è scritto quello che non doveva esserci scritto. Noble Collection. Mannaggia a voi, ragazzi, mannaggia a voi. Ragazzi, questa scatola fa uno strano rumore, sembra quasi che ci sia della sabbia all'interno, quindi vediamo cosa c'è, sono curiosissimo a questo punto di vederlo. Vedo già una scatola, tagliamo questo, tagliamo anche quest'altro, e all'interno c'è una scatola. Mamma mia ragazzi, quanto imbarazzo. Ok, il rumore erano queste palline qui, quelle per non... quelle per tenere lontano l'umido, o almeno credo servano a questo. Vediamo cosa c'è all'interno. Ho paurissima, ragazzi, ad aprirla. Vediamo cosa c'è dentro. C'è una bacchetta. Questo l'avevo capito, ma ragazzi, c'è la bacchetta di Sambuco. Peppe, perché? Ragazzi, wow. Wow, sono senza parole, non so cosa dire. Qui accanto c'è quella lì di AliExpress che avevo acquistato, che naturalmente messa a paragone si vede che è un po' più grossolana, però ragazzi, perché è davvero bellissima. Io ti ringrazio tantissimo Peppe, mi raccomando ad Etna Comics vediamoci, che come minimo ci mangeremo assieme una granita, perché mi sembra proprio la minima cosa che io possa fare. Ragazzi, cosa dire? È una bacchetta bellissima, davvero bella, una di quelle che volevo comprare assolutamente, anche perché è uno dei doni della morte, quindi a breve vorrei fare anche un angolino con i doni della morte. Ora vediamo cosa riuscirò a tirare fuori per la mia collezione, ma sono davvero senza parole, non mi aspettavo assolutamente un regalo del genere, quindi Peppe, grazie. Non so cos'altro aggiungere, come ho detto non voglio sembrare patetico, ridicolo, scontato, ma tant'è. Ragazzi, credo che questo video dove
sono imbarazzatissimo, sia già durato abbastanza, quindi direi di dare un taglio a questa mia agonia personale, visto che sono davvero in super imbarazzo. Non mi abituerò mai a questa cosa. Ragazzi, grazie mille per aver visto il video fino alla fine. Oggi tantissima roba, trovate tutti i link sotto in info box per queste cosine che ho acquistato. Grazie ancora di cuore a tutti. Noi ci vediamo prestissimo e ragazzi, vi avviso che sarò ad Etna Comics presso lo stand di Pampling. Non so ancora giorno e orario, ma ve lo farò sapere prestissimo, quindi fatemi sapere già voi sotto nei commenti se sarete ad Etna Comics e quando, quale giorno, così riesco ad organizzarmi e cercare di scegliere il giorno con più affluenza. Quindi ragazzi, detto questo, grazie per aver visto il video, mi raccomando, lasciate un mi piace, commentate, condividete e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!